Ring, buonasera e ben ritrovati per una nuova stagione che, come sapete, inizia in anticipo proprio per seguire nella maniera più approfondita possibile questa campagna elettorale. Lo facciamo anche sulla scorta è successo negli ultimi anni, raddoppiando l'appuntamento, cioè ci vedremo ogni lunedì e martedì sera alle 21:15 con i nostri ospiti, le proposte, i confronti sui temi. Cominceremo subito questa sera con una nuova polemica di giornata e tra poco coinvolgeremo su questo gli ospiti con il nostro sondaggio. Saluto e ringrazio Antonio Esposito, Marco Galeazzo in regia. E vediamo subito che cosa proponiamo oggi. Flat tax, credete che sia realizzabile? È chiaro che questa è una delle proposte del centrodestra, lo faremo un po' per tutti gli schieramenti, andando a pescare la dote per dei diciottenni, sapete, i 10.000 euro per esempio che propone il centrosinistra, così come molte altre. Flat tax, credete sia realizzabile? Ci sono i due numeri di telefono per il sì o per il no, sentirete segnale di occupato, ma è una chiamata gratuita e anonima, quindi non vi preoccupate, il sistema funziona così, registra il vostro voto. Saluto e ringrazio Alberto Ruggini, Più Europa, buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, sta arrivando Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia e si sono chiuse le liste da poco più di un'ora, quindi adesso comincia ufficialmente. Prego Speranzon, venga, venga, venga. Ormai già l'ho annunciata, quindi si faccia vedere che è vero che sta arrivando Raffaele Speranzon, sa cosa deve fare, si accomodi pure. Intanto ho visto collegati Marco Piccoli di Italexit, buonasera, ben trovato. Buonasera. E Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera a tutti, ci raggiungerà anche Marco Bonet, collega del Corriere del Veneto, come spesso fa nelle nostre trasmissioni. Dunque, buonasera, ben trovato. Buonasera. E abbiamo molti temi, oggi è chiaramente dalla flat tax, come abbiamo già citato molti altri aspetti, l'attenzione sul fronte energia, figuratevi, insomma, questa è una campagna elettorale che di energia parla, deve parlare, lo fa. Lo deve fare molto da oggi in poi, in particolar modo perché i costi li abbiamo visti tutti quanti, quanto sono aumentati, e la serata delle liste. Quindi adesso cercheremo di capire un po' di più se ci sono sorprese, non mi pare, almeno fino a questo momento, diciamo, tante cose si sono anticipate nelle giornate precedenti, ma le 20 sono state consegnate ufficialmente, come dicevo, da adesso inizia. Oggi c'è una polemica e da questo volevo cominciare, immagino che Speranzon la conosce di certo, che è quella legata alla condivisione di quel video dello stupro avvenuto a Piacenza, per il cosa per la quale ha replicato poi la stessa Meloni. Cosa succede? Vi spiego rapidamente. Cosa orrenda, che è quella di una violenza sessuale perpetrata da un richiedente asilo nei confronti di una donna ucraina. Gira questo video che è stato diffuso da alcuni quotidiani e a un certo punto Giorgia Meloni appunto lo condivide. Per questa cosa è stata attaccata, c'è anche un magistrato che dice condividere un video di questo tipo è reato. Ho visto la scelta di alcuni telegiornali questa sera che hanno deciso di non mostrarlo, per l'appunto vi faccio vedere, se mi aiuti Tony, solo l'inizio di questo video con il messaggio che lancia Giorgia Meloni, ecco, lo blocco qui. Qua vedete due immagini cioè, che sono blerate, come si dice in gergo televisivo, cioè sono schermate, non si vede nulla, si sentono delle voci, ecco, questo è quello che succede. Vi faccio vedere adesso un'altra cosa invece, che è l'intervento di Giorgia Meloni in merito a questo, perché poi è stata attaccata, criticata proprio per aver condiviso questo video, e la leader di Fratelli d'Italia e dobbiamo dire il centrodestra replica, dimmi se si sente di nuovi italiani. Tony, cominciamo a sentirlo. Questo è un intervento ed eccola qua nella sua diretta. Allora, un paio di temi della campagna elettorale del PD delle ultime ore valgono la pena di essere approfonditi, perché io non so se la questione sia insultare per forza Giorgia Meloni,
e diciamo dimostrare così che non si hanno molti argomenti, oppure se la questione sia che il Partito Democratico crede davvero alle cose che sta dicendo e scrivendo, nel qual caso sono diciamo molto peggio di quanto credessimo. Allora, punto primo, ieri pubblico il video di uno stupro avvenuto a Piacenza ai danni di una signora ucraina da parte di un richiedente asilo. Pubblico il video per esprimere solidarietà alla vittima, per condannare l'accaduto e ovviamente per chiedere giustizia. La sinistra insorge perché secondo loro la pubblicazione di quel video è una lesione della dignità della vittima. Ora, atteso che io ho preso quel video da uno dei principali quotidiani italiani, atteso che, poiché sono molto attenta a queste cose, ho pubblicato quel video solo ed esclusivamente perché non si vedeva nessuno, in realtà non si riconosce nessuno, non si riconosce la vittima, il video è sostanzialmente oscurato. La cosa che mi lascia francamente molto perplessa è che quelli che usano questo tema per attaccare me, perché ho espresso solidarietà a una vittima di stupro e ho condannato il suo aggressore, non ritengano di fare altrettanto. Non spendono una parola di solidarietà verso questa signora ucraina stuprata e non spendono una parola di condanna verso il suo stupratore. Parlano di me, attaccano me, dicendo che io ledo la sua dignità. Enrico Letta, la lesione della dignità non è la condanna di uno stupro, è lo stupro. Perché di questo non parlate? Forse perché altrimenti rischiate di dover fare i conti con il fatto che la sicurezza nelle nostre città è fuori controllo anche grazie alle surreali politiche di immigrazione che avete portato avanti in questi anni? Secondo tema, ancora più surreale. Il secondo tema poi è un'altra polemica, tra l'altro tra Letta e la Meloni in questa giornata, su cosa siano le devianze cosiddette. Letta ha detto viva le devianze, insomma, poi lasciamo perdere questo aspetto. Questo però è molto, negli ultimi giorni si parla di sicurezza, molto purtroppo torna ad accadere anche sul fronte della sicurezza, l'abbiamo visto con le molte rapine in questi ultimi giorni. Allora, Speranzone la sento per ultimo, no? Così, tanto abbiamo visto anche Meloni su questo. Ruggini, cosa dici? Dico che ogni giorno avvengono purtroppo violenze sessuali nel nostro paese, avvengono anche in altri paesi europei, nel mondo occidentale, in tutto il mondo, avvengono crimini, avvengono reati, avvengono furti, avvengono omicidi. Qualche mese fa c'è stato un crimine da parte di un barista che ha violentato un bambino di pochi mesi. E ho cercato in queste ore se Giorgia Meloni avesse fatto un post di riferimento su questo schifoso reato che è accaduto e che capita tutti i giorni, ancora più brutti come quelli appunto della pedofilia. Però non ho trovato nulla, né da parte di Giorgia Meloni né da parte di Matteo Salvini. Il punto è che ogni volta che il reato non avviene da un italiano, perché anche gli italiani, come tutte le persone del mondo, commettono reati, quando avviene un reato commesso da un immigrato, in particolar modo in questo caso un richiedente asilo, siamo in campagna elettorale, se si può raccogliere anche qualche voto in più sulla pelle, stiamo parlando di una ragazza che comunque ha subito una violenza sessuale, ma di questo a quanto pare nessuno gliene frega niente, perché stiamo parlando di una ragazza che ha subito una violenza sessuale, che è una delle cose più orribili penso che possa capitare a una donna. Di questo non gliene frega niente a nessuno, perché se gliene fregasse qualcosa a qualcuno non si metterebbe un video in pubblica piazza, perché i social oggi sono la pubblica piazza e così si può permettere al mondo intero di divulgare ancora di più queste immagini, perché un leader politico che ha anche una responsabilità enorme nei confronti anche dei cittadini, soprattutto chi si candida a essere premier di questo paese, dà modo a milioni di persone ancora di più di vedere e diffondere queste immagini che in questo momento non devono essere diffuse, perché c'è una donna che ha subito una violenza e che ha diritto alla sua privacy, ha diritto a essere tutelata, protetta e intraprendere anche un percorso che probabilmente durerà anni, forse tutta la vita, per superare un trauma così pesante come quello di uno stupro, di una violenza sessuale avvenuta in strada. Io quindi trovo orribile quello che è accaduto, trovo schifoso questo modo di fare politica sulla pelle soprattutto di vittime di reati, e soprattutto viene strumentalizzato perché è un immigrato. Faccio intervenire Speranzone, poi piccoli no. Baldan, vi dico, aggiungo solo un dato, perché giustamente qualcuno diceva la bufera dovrebbe essere su lei invece che su Meloni. Vi spiego il perché poi ovviamente la stessa diffusione di questo video, lo dicevo, secondo la procura è un'ipotesi di reato, quindi risalgono anche alla filiera ovviamente dell'informazione.
informazione che ha diffuso, mi pare, il Messaggero questo video, e quindi ora si sta indagando anche su questo fronte. Poi tutti gli altri leader politici ne hanno approfittato per attaccare Giorgia Meloni. Il Messaggero, ecco, che è un noto giornale che sostiene la destra in Italia, lo sanno bene i romani, voglio dire, è che il giornale che a Roma sostiene sostanzialmente da sempre invece i cosiddetti progressisti. Però la cosa che dispiace è che si faccia riferimento all'aggressore come a un extracomunitario, ma ci si dimentichi che l'aggredita è una donna ed è un extracomunitario. Allora ho la sensazione che ci sia una certa misoginia da parte di certa sinistra, che quando vengono fatte delle aggressioni nei confronti delle donne, per di più donne che sono anche ancora più deboli perché sono nel nostro territorio, sono straniere e sono anche extracomunitarie, allora lì la solidarietà non c'è, non si vede, non si legge. Strumentalizzate un reato. Ecco che mi interrompi. Però io ti ho lasciato parlare perché tu non rispondo detto, sul ma punto. Rispondi sul punto, perché hai detto perché delle cose. Perché reati avvengono tutti i giorni? Perché ho strumentalizzato questo reato? Perché è commesso da un richiedente asilo. Perché è subito da una donna extracomunitaria. Non è vero. Perché è subito da una donna extracomunitaria. Lei mente sapendo di mentire. Da una donna extracomunitaria che voi non difendete. Perché a voi piace l'immigrazione che è in Italia ed è costretta ad essere sfruttata. È l'immigrazione che piace a voi, è quella che purtroppo vediamo nelle strade statali. Sul pedofilo di Pesaro che ha violentato i pedofili, non li difendiamo certamente noi. I pedofili non li difendiamo certamente noi. Cosa vorrebbe dire che noi le devianze le attacchiamo? Noi le devianze le attacchiamo. Non siamo come Letta che dice viva le devianze. Hai capito? Tu sei per viva le devianze. Noi le devianze le attacchiamo e i pedofili non ci piacciono. E i pedofili non ci piacciono. Allora fate i post anche sui pedofili italiani. Allora fate anche i post. No, non li abbiamo visti. Ma come? Quando gli italiani commettono reati, quando gli italiani commettono reati, non c'è nessun posto da parte di Salvini. Ma cosa dici? I bravi italiani, brava gente. Gli italiani sono delinquenti, gli italiani. Soprattutto quelli che approfittano degli immigrati, certo. Ce ne sono tanti, troppi, che fanno un business dell'immigrazione. Fermi, allora Baldan, secondo voi ha sbagliato la Meloni a condividere questo video, riportare questa notizia, farlo in questa maniera? Cosa dice della polemica? Io, a prescindere da tutto, dico che Giorgia Meloni, ovviamente per il ruolo che ha in queste elezioni politiche, non è una che passa per caso, non è una persona normale che va sui social e posta un video come facciamo in tanti, quindi è chiaro che un messaggio ha voluto lanciarlo e quindi lo trovo in campagna elettorale, lo trovo abbastanza negativo sotto sto profilo, perché bisognerebbe concentrarci più su cose che sono un po' più razionali, più importanti, e non che non sia la questione immigrazione, ma è un problema complesso e quindi non si risolve certo con un video. Poi tengo a precisare al collega di Fratelli d'Italia, un reato è un reato, che ci sia un extracomunitario da una parte e una signora extracomunitaria o una signorina, o ce ne siano nessuno dei due, o ce ne siano due, come in questo caso, un reato è un reato. La magistratura certamente indagherà, non è un problema se era ucraina, poteva essere anche italiana. Quando siamo di fronte a un reato di questo tipo va condannato oggettivamente per quello che è. La magistratura farà il suo corso, abbiamo una magistratura credo anche efficiente nel nostro paese e quindi vedremo cosa succederà. Certo, strumentalizzarlo in questo momento e catapultarlo alla ribalta politica passa un messaggio ben chiaro sotto questo profilo, certamente sì. Piccoli. Tutti gli interventi, il fatto in sé è assolutamente aberrante, va condannato a prescindere. Il fatto di riproporlo in un'estate rovente anche per la campagna elettorale in corso e duellare con temi così avvelenati, forse sì, effettivamente lo ritengo un po' pretestuoso, ecco. Indubbiamente c'è un problema con quel tipo di immigrazione, bisogna avere il coraggio di dirlo. Non a caso, per parlare di immigrazione, dobbiamo parlare anche di integrazione. Vorrei ricordare che nel programma recentemente consegnato di Italexit c'è anche la messa in sicurezza delle periferie e quindi di questo tema cercheremo di occuparci anche noi.
E come si fa la messa in sicurezza delle periferie? Si parte da un'integrazione che deve essere un'integrazione fatta di servizi accessibili a tutti i cittadini senza discriminare nessuno, partendo magari anche dalle città che in questo momento soffrono di più. Mi riferisco ovviamente ai più grandi agglomerati urbani, alle città metropolitane. Più si crea servizio, più si crea lavoro. Creando lavoro, ovviamente il livello anche di qualità della vita del quartiere, dei quartieri che sono coinvolti, sicuramente si alza. Ma questo è un tema che prevede vari step, e sicuramente affrontarlo in questo modo così radicale, così dualistico, ha portato soltanto all'insperato risultato di esacerbare ulteriormente una campagna che già di per sé io vedo abbastanza avvelenata, ecco. E c'è il poliziotto di quartiere che ha proposto Berlusconi, no? Rientra nella condivisione del centrodestra intero o no? Ma, guarda, per esempio, allora, al di là delle ricette singole, e nuove assunzioni delle forze dell'ordine, politiche, perché poi è chiaro che le forze politiche articolano le proprie proposte, sappiamo che ci sono delle coalizioni, all'interno delle coalizioni è chiaro che qui a fianco ho un rappresentante di Più Europa che è alleato col PD e che è alleato con Frattoianni. Se facciamo una domanda rispetto alle politiche o alle scelte economiche proposte da Frattoianni e quelle proposte da Più Europa, evidentemente ci saranno delle differenze abbastanza macroscopiche. Per quanto riguarda il poliziotto, come non ci sono quei tipi di... votato contro il PNRR al Parlamento europeo, la Lega ha votato a favore, ci sono quel anche tipo voi avete di differenze, solo discordanze ci sono, sulla politica non ci economica. Sono, ci sono sicuramente dei distinguo rispetto alle ricette che ogni forza politica propone. È chiaro che rispetto alla necessità di garantire una maggiore sicurezza, noi non abbiamo mai avuto come forza del centrodestra l'idea della divisa come un nemico del decoro e un nemico della libertà, ma l'abbiamo sempre vista come uno strumento utile a dissuadere chi vuole commettere reati, e quindi una presenza più visibile delle forze dell'ordine all'interno dei nostri quartieri, in particolare nelle periferie o quantomeno laddove rischia di annidarsi il crimine, lo riteniamo un qualche cosa che va nella direzione di garantire maggiore sicurezza e conseguentemente maggiore libertà ai cittadini. Ora te lo dico perché, Tony, non so se hai visto, vediamo il servizio della ripresa rapina in villa, riguarda Padova e i due ottantenni massacrati di botte. È molto commovente l'intervista che ha fatto nei giorni scorsi questo signore farmacista in pensione, che racconta come ha tentato di difendere la moglie mentre la pestavano questi rapinatori, e rivolgendosi a questi uomini ha detto: ma voi non avete una madre? Ha cercato ovviamente di impietosirli in qualche maniera. Oggi ha fatto un appello ai microfoni di Valentina Visentin, vorrei farvelo ascoltare perché secondo me è uno dei temi. Voglio, ripeto, abbiamo il sondaggio sulla flat tax, voglio parlare del salario minimo, voglio parlare di tutte le proposte delle energie, insomma, quindi dobbiamo affrontare tante cose. Vediamo il servizio. Fammi sapere, Tony, ce l'hai? Vai. A Padova sono scattati i controlli intensificati disposti dalla prefettura dopo la violenta rapina in villa avvenuta giovedì sera in via Asiago. Le forze dell'ordine si stanno concentrando soprattutto nelle aree più isolate in orari serali per garantire tranquillità a tutti quei cittadini che sono ancora in ferie e hanno lasciato le case vuote, ma anche a chi è rimasto in città e ora si trova solo in quartiere. Disposti anche posti di controllo nelle strade di periferia. Intanto proseguono le indagini della polizia per individuare i quattro malviventi che giovedì sera hanno fatto irruzione in casa della coppia di anziani padovani, sequestrati e rapinati. Paolo Piotto, l'83enne padrone di casa, ha lottato con i banditi armati che hanno picchiato lui e la moglie, 79enne. Ai nostri microfoni ha lanciato un appello alle istituzioni. Il messaggio che posso dare a seguito di quanto è successo, questa penosa situazione, è quello che di una maggiore attenzione da parte della classe politica, non solo politica ma anche da altre classi, maggiore interesse per l'anziano e i ragazzi giovani e ragazzi che adesso si affacciano alla vita, per dar loro la possibilità di vivere tranquilli senza tante pressioni da parte di coloro che vogliono violentarli. Molto può fare la politica per non lasciare soli gli anziani e garantire loro maggiore sicurezza, ci ha detto Piotto. Abbiamo una grande opportunità, e non voglio fare politica per carità, lungi da me, ma
tra pochi giorni voteremo, votiamo persone che addentro, che siano addentro a questo problema, che una volta elette e portate a Roma possono dire una voce in capitolo e portare avanti un discorso che francamente sta passando di moda. Intanto in provincia in queste settimane ferragostane ci sono stati furti in abitazione, come a Vigonza proprio la sera stessa della rapina a Padova, dove un'anziana ha visto i ladri scappare dopo aver rubato soldi in casa. I malviventi, per riuscire nella fuga, non hanno esitato a tirare della legna contro il figlio della signora intervenuto sentendo le urla della mamma. C'è un tema sicurezza o no? C'è un tema sicurezza che non si risolve con la legittima difesa come è stato, diciamo, approvato nei... cioè, è un tema che va affrontato prima di tutto culturalmente nelle scuole, dei più piccoli. Io sono un pedagogista di professione, cioè non è che noi possiamo lamentarci di quando i reati accadono, noi dobbiamo cercare di lavorare perché i reati non accadano, quindi bisogna lavorare fin dall'inizio. Poi c'è una tendenza che poi dice ecco la sinistra che dice massimi sistemi, sono dati che ha fornito anche Salvini nel 2019 quando era ministro dell'interno e li ha forniti dalla Morgese il 15 agosto come ogni anno nella consueta conferenza stampa al Ministero dell'Interno, che c'è una tendenza di calo in questo momento di reati in Italia, soprattutto di omicidi e anche di furti. Quest'anno c'è stato un calo. Poi è ovvio che i reati, ripeto, ci saranno sempre, ci saranno. Noi dobbiamo fare in modo di prevenire che non accada sul piano culturale anche attraverso gli strumenti che sono stati predisposti e che hanno diminuito costantemente i reati nelle città. Basta pensare alla videosorveglianza, basta pensare anche al maggior uso di forze dell'ordine, che ne dica Speranzoni, io non ho nessun problema con le divise, non ho problema con il poliziotto di quartiere, con le strade sicure, che è stato comunque prorogato anche dal governo Draghi, che ormai dall'epoca berlusconiana che strade sicure viene costantemente rinnovato. Quindi va bene la sicurezza, però secondo me non è che dobbiamo lamentarci quando le cose accadono, dobbiamo lavorarci prima, a partire dalle scuole, perché se noi oggi abbiamo, soprattutto anche nelle città post-Covid, avete visto che è stato invece in aumento il fenomeno delle baby gang, quindi parliamo di 15enni, 16enni, 17enni che si trovano per picchiarsi nelle piazze, noi dobbiamo fare in modo che nelle scuole si vada a lavorare proprio su questo, su una cultura diversa che non porti gli adolescenti e gli adulti a picchiarsi o andare a derubare le persone. Stavo guardando, oggi sono stappato poi tutti i programmi, immaginerete ora quanto c'è da studiare poi nei prossimi giorni, però Movimento 5 Stelle parla soprattutto di contrasto alle mafie, corruzione, lotta alla corruzione, regolamento della coltivazione della cannabis. Adesso non credo che sia esaurito qua Baldan il tema sicurezza, no? Forse sbaglio io anche nella ricerca stessa tra le vostre pagine, no? Lei cosa si sente di dire? Non è esaurito qui, ovviamente il problema della sicurezza è sempre una questione molto importante. Io sono vicino alla provincia al comune di Venezia, noi abbiamo un problema a Mestre, soprattutto in terraferma, che è evidentissimo sotto i danni e sotto quel profilo. È chiaro che ci vuole un'azione coordinata nel vigilare il territorio, quindi forze dell'ordine, ma giustamente ci sono problematiche anche di altra natura, quindi bisogna in qualche modo coinvolgere anche la stessa popolazione, capire che dinamiche ci sono sotto e quindi trovare dei punti di riferimento per avere delle segnalazioni importanti, perché poi le forze dell'ordine non possono rispondere a 1000 segnalazioni contemporaneamente, quindi va fatti dei presidi di territorio, capire quali sono le situazioni. Certo che il problema da questo punto di vista è ben evidente, anche per il movimento ovviamente vivere in sicurezza rappresenta ovviamente sempre una cosa importante. Poi noi ci soffermiamo moltissimo sull'aspetto della criminalità mafiosa, che ha poi altri diciamo flussi dal punto di vista economico e finanziario, però ovviamente anche le infiltrazioni mafiose in qualche modo anche nel territorio veneto danno un segnale negativo sotto questo punto di vista. Allora, ne approfitterei, visto che lei l'ha citato, e poi vi porto un altro tema. Ci fai vedere, Tony, il tema, il servizio che abbiamo raccontato oggi con Venezia, sulla sicurezza proprio a Mestre e la provocazione a questo punto, devo dire, spero ovviamente, di qualcuno che dice addirittura cosa dobbiamo fare perché qui ci sia sicurezza, pagare il pizzo ai nigeriani. Vediamo il servizio da Venezia. Il mio collega ha detto di fare tipo Napoli, di pagare il pizzo ai ragazzi nigeriani che sono abbastanza bravi, sono come se fossero degli ex militari.
Queste le parole shock di Ernesto, volto noto tra i ristoratori di Via Piave a Mestre, sempre in prima linea contro lo spaccio e il degrado. Riferisce come tra i commercianti si stia pensando di affidarsi alla mala africana e pagare il pizzo ai nigeriani per avere garanzia di sicurezza nella loro zona. Pagare a loro il pizzo per tenere la zona pulita. Forse cercheremo di fare questa soluzione qua. Portavoce di altri commercianti dell'area che presto potrebbero unirsi a lui e ad altri colleghi in questa disperata crociata. Certo, non siamo per questa soluzione, ma purtroppo vediamo che ormai passano gli anni ed è l'unica soluzione forse che rimane. Molto probabilmente ci metteremo d'accordo, eravamo in tre, e vediamo se dopo arriviamo in 10-12, che tornano anche gli altri dalle ferie e vediamo di organizzarsi in un certo modo. Quando la disperazione porta a rimedi estremi, seppur così importanti, in un territorio, questo della stazione dei Mestri, notoriamente controllato e in mano agli spacciatori. Eccoli nel video inviatoci da un telespettatore, qui all'inizio di via Cappuccina, parallela di via Piave, stazionano a ridosso del sottopasso del tram, in entrambi i lati, a formare una sorta di transenna umana, che pedoni e ciclisti si trovano costretti ad attraversare al centro e dove l'odore fetido di bisogni umani così forte che prende lo stomaco con forti conati. Che purtroppo, rovina una zona veramente magnifica anche come turismo. La proposta di affidarsi al pizza dei nigeriani è considerata una specie di riduzione del danno, così come l'idea di oltre un ventennio fa realizzata dalla giunta Cacciari di togliere le prostitute da via Piave e portarle anche in pieno giorno e dopo una lunga trattativa in via Fratelli Bandiera a Marghera per porre rimedio a una situazione che per chi vive e lavora in quell'area è diventata oramai intollerabile. L'appello a Zappalorto. Il prefetto lo sa che ci sono, dovrebbe dirglielo alla politica a Roma che questi qua sono in giro. Non siamo in guerra, ma sembrerebbe come se fosse una guerra. Tutto qua, perciò non è possibile vivere così. Cioè sembra di vivere in guerra, addirittura pensano di pagare il pizzo, insomma, che è una provocazione ovviamente, no, per avere sicurezza. È evidente che è una provocazione. Allora, devo dire una cosa, che rispetto alle denunce dei reati ci sono dei dati che parlano di una riduzione, ma c'è anche la consapevolezza purtroppo da parte dei cittadini che tutta una serie di reati, anche se perseguiti, anche se denunciati, non portano né all'individuazione del colpevole né al ritrovamento del mal tolto, se si parla di furti d'appartamento, perché se andiamo a vedere poi le statistiche rispetto ai risultati poi delle attività di indagine piuttosto che delle attività della giustizia in alcuni, per quanto riguarda alcuni reati, purtroppo molti cittadini quando arrivano alla questura e vedono che c'è la coda e per fare una denuncia bisogna aspettare magari 2 ore, 3 ore, rinunciano persino a mettersi in coda. Ma al di là di quelli che sono i reati, poi c'è il degrado, perché questo servizio ci mostra non solo una serie di attività che sono sicuramente illegali e illecite, ma ci mostra anche una percezione di insicurezza che vivono i cittadini che frequentano, che passeggiano, che lavorano, che vivono in quel quartiere e che non viene garantita la libertà, non viene garantita la possibilità per la signora di portare la figlia al parco, non viene garantita la possibilità per una coppia di passeggiare senza rischiare di essere molestati o di avere la percezione di essere in pericolo. Ecco, rispetto a questo è evidente che quelle immagini sono la rappresentazione plastica del fallimento delle politiche sull'immigrazione di questi anni, perché è evidente che gran parte di quelle persone sono arrivate in Italia credendo magari nella migliore delle ipotesi di poter avere un'opportunità di lavoro e di integrazione, ma poi sono diventate strumento per la macrocriminalità che li sfrutta, li utilizza per fini che non sono ovviamente compatibili con quelle che sono testa, i nostri. Sono d'accordo, io vorrei farti un piccolo esempio. Padova, che è la città dove io vivo, frequento, quartieri come l'Arcella, la Stanga, i Giardini dell'Arena, erano zone di Padova dove tu non potevi mettere piede fino a qualche anno fa. Cosa è stato fatto con l'amministrazione comunale, che le amministrazioni comunali possono fare molto in verità su questo? Sono stati rivitalizzati, cioè sono stati messi locali, attività commerciali, iniziative culturali.
lì non c'è più degrado, non c'è più... ma venga a vedere, basta andare Giardino Arena, all'Arcella, alla Stanga, non ci sono più questi tipi di problemi. Allora a Brugnaro che ha cavalcato la sicurezza in prima seconda campagna elettorale, un'amministrazione comunale si spostano perché oggi lo spaccio avviene a domicilio, ti bussano alla porta, ti consegnano la dose, non serve più andare per le strade. E ripeto, siamo forti con i deboli, con lo spacciatore, ma molto deboli con i forti, perché quando Salvini era al Ministero dell'Interno quindi siamo forti con i deboli, ma molto deboli con il narcotraffico, perché dietro ci sono organizzazioni criminali italiane che permettono tutto questo, che sono interessate a quell'immigrazione che piace a voi, ma quelle organizzazioni criminali che hanno bisogno, che strumentalizzano il poveraccio, il poveraccio che sta al semaforo, ma ovviamente è colpa dell'immigrato, grazie a voi, alle vostre politiche migratorie, le politiche vostre che lasciate nella clandestinità, grazie alla Bossi-Fini, grazie alla Bossi-Fini, sono mercato giusto per andare a spacciare droga, non ti può spiacciare, grazie alla Bossi-Fini, grazie alla Bossi-Fini, clandestino oggi sta a spacciare, cioè lei risente la droga e le forze dell'ordine non controllano la dove devono, questo dice, ci sono anche denunce fior fiore, ci sono state anche indagini fatte, anche le importanti trasmissioni televisive, cioè ci sono quantitativi di droga che via mare, via arrivano tutti i giorni, non è che la droga arriva al semaforo alla Stanga, arriva in Italia quotidianamente dall'Albania, è stato denunciato dall'Argentina, dal Sud America, allora perché li non riusciamo a fermare? Mi sembra che siamo molto deboli con i forti e molto invece forti con i deboli, perché non c'è l'interesse a bloccare il narcotraffico, adesso scopriamo che c'è l'interesse a da qualche allora voi vent'anni che parlate di lotta alla droga, questa lotta alla droga ha portato a un aumento di droga in Italia, a un aumento del consumo, a un aumento della domanda, sono dati, voi andate a vedere quanto è aumentato il consumo di droga negli ultimi vent'anni. A noi piace l'idea di crescere i nostri giovani con modelli che non siano autodistruttivi, quelli che piacciono a voi. Infatti, siccome da vent'anni che facciamo la lotta alla droga, ecco come ci piace lo sport. Ecco perché Giorgia Meloni ha citato come esempio l'Islanda. Dopo ne arriviamo. Ci arriviamo. Qui parlano tutti. Allora, Piccoli e Baldan, voglio ricominciare con voi subito dopo la pubblicità. C'è già un break. Vi ricordo solo per pochi istanti, e poi arriviamo ai temi economici. Il salario minimo, vorrei sapere che cosa ne pensano i nostri ospiti, il sondaggio lo fai vedere Tony, rispondete perché attorno alle 10:30 diamo la risposta, l'esito. Flat tax, credete che sia realizzabile? Partecipate al sondaggio, ci vediamo tra poco. Il peso massimo viene ufficializzato a metà giornata, sarà Flavio Tosi, il capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Camera di Verona. Un'operazione tutto sommato annunciata dopo che il 15 giugno scorso, all'indomani dell'esito del ballottaggio alle comunali, l'ex sindaco aveva aderito al partito berlusconiano con tanto di conferenza stampa a Roma. Qualcuno, nel caso di elezione, lo vede già papabile ministro. Oltre a Tosi come capilista, Forza Italia punta sul padovano Pier Giorgio Cortelazzo, Marco Zocca, assessore a Vicenza, Lombardo Gregorio Fontana, per il Senato si converge su Roberta Toffanin e Pierantonio Zanettin. Nelle liste diversi amministratori come Rossello Olivo di Romano Dezzelino o Deborah Varaschina, assessora a Montebelluna, ed Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Ha la possibilità di avere un seggio, ma non era questa la mia volontà, insomma, come ho detto, ero messo a disposizione del partito e non ho fatto alcun sollecito, nessuna chiamata per aver qualcosa. A insidiare Forza Italia, soprattutto in terra veneta, sarà la lista Noi Moderati, con i volti nuovi schierati dalla formazione di Luigi Brugnaro, Coraggio Italia. A Padova, colpo di teatro con il capolista Francesco Peghin. Ho accettato con entusiasmo perché trovo questa proposta di Luigi molto in linea con i miei valori civici. Capolista per Coraggio Italia a Vicenza, Pierpaolo Longo, direttamente dal mondo delle piscine. La vicinanza al territorio e i candidati proprio questo devono rappresentare. Noi abbiamo messo nell'unico nostro nominale un candidato veneziano, Martina Semenzato, ma proprio perché
la persona, il cittadino e il politico devono vivere delle stesse esigenze. Roma è troppo distante dal Veneto. Dall'impresa arriva anche Andrea Pinzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite, ma ci sono anche i nomi del parlamentare uscente Raffaele Baratto e di Gloria Sernagiotto. In Casa Lega e Fratelli d'Italia la definizione delle liste è stata travagliata. I due partiti si sono presi quasi tutto il tempo a disposizione per limare il limabile. Nel Partito Democratico confermati i nomi della scorsa settimana con la corsa in Veneto di Enrico Letta e Piero Fassino, Big che risulta secondo al plurinominale per la Camera nel collegio di Venezia Treviso Belluno dopo l'esordiente Rachele Scarpa. Alessandro Zan è primo in lista per Padova Rovigo. Per il Senato spiccano Andrea Martella, segretario regionale Dem, e l'ex ministro Beatrice Lorenzin. Quanto a Più Europa, confermata la corsa in Veneto per i collegi plurinominali di Emma Bonino che guarda il ritorno in Senato. In Veneto correrà per Palazzo Madama anche Carlo Calenda con l'uscente Sara Moretto, per la Camera Davide Bendinelli e Daniela Sbrollini. Allora, Piccoli, ricomincio da lei. Il sondaggio di questa sera, ve l'ho detto, è sulla flat tax. Voi proponete l'uscita dell'Italia dall'Europa. Il vostro leader Gianluigi Paragone, non l'ho ricordato fino ad adesso, insomma, tra le altre cose c'è questo, insomma, per quello vi chiamate anche Italexit. Che cosa vuole dire in merito? Ma è sulla ricetta economica, questa ci crede? Allora, sul salario minimo indiscutibilmente c'è una visione affine, nel senso che anche nel nostro programma si è pensato a portare gli stipendi e anche le pensioni a un livello più alto. Bisognerà poi vedere se questi stipendi, questi salari, saranno in grado di avere sufficiente potere d'acquisto in un'economia dei beni che stanno aumentando vertiginosamente a partire dalle utenze. Guardi, le do un dato, le cito un dato che mi tocca personalmente. Sono andato a vedere una bolletta del gas di 4 anni fa con gli stessi consumi rispetto a quella di quest'anno, ci sono 50 euro di più in bolletta. Quindi sì, alzare la soglia dello stipendio, dei salari minimi, però farlo anche in un contesto di congiuntura economica adeguato, ecco. Certo, sì. E la flat tax? Impossibile secondo lei? Ecco, la flat tax, lì sarei più scettico, perché vedo questa misura come qualcosa che tendenzialmente, ancora una volta, renderà la vita ancora più semplice a chi ha già molto capitale e quindi a fasce medio-alte, e la renderà magari meno facile alle fasce più, diciamo, marginali, quelle più basse, ecco. Sì, vero è che poi Salvini l'ha specificato nelle ultime ore, sopra i 70.000 non si applica, no? Cioè, quindi arriva a quel limite lì, poi c'è l'idea di allargare la fascia sopra i 65.000 euro per quanto riguarda le partite IVA, insomma tutto il discorso e il ragionamento che abbiamo sentito. Baldan, che cosa dice lei? Flat tax? Rispondo subito sulla flat tax perché mi sta un po' più a cuore, mi sta particolarmente a cuore. Noi è ovvio che dobbiamo intraprendere, tra le riforme principali di questo paese deve essere fatta una riforma fiscale. Ora io ho sempre sostenuto, anche il Movimento sosteniamo, che la prima cosa da fare è una semplificazione, una delegificazione del nostro sistema tributario, che è intollerante, che è unilaterale, che mette in difficoltà non solo le imprese e i cittadini, mette anche in difficoltà gli stessi operatori professionali, commercialisti, eccetera, quando è da fare tutte le dichiarazioni di reddito, eccetera. Quindi la prima cosa è una semplificazione del fisco, sarebbe una cosa. Io arrivo a dirle addirittura, e lo sostengo da tempo, di avere anche una carta, uno statuto del contribuente, proprio per parificare anche un rapporto con l'Agenzia delle Entrate che è pressoché unilaterale. Detto questo, il discorso della flat tax o della tassa piattista, come io l'ho chiamato in un mio recente post, eccetera, è un discorso che è lettera morta fondamentalmente. Cioè, la tassa piattista, come terra piattisti, cosa vuol dire? Ah, per questo. Esattamente, è la tassa piatta, no? Come vogliono dire loro, tutti pagano la stessa. I tassa piattisti sono quelli che sostengono, esatto, la flat tax. Tutta la stessa aliquota fondamentalmente per tutti, un po' come la poll tax nell'Inghilterra, eccetera. Quindi questa tassa piattista, come la vogliamo chiamare, o flat tax, così, visto che altrimenti il suo mentore, il dottor Siri, si offende, visto che è lui il fautore per la Lega di questo tipo di tassazione fiscale,
non fa altro che è inapplicabile per alcuni principi costituzionali, primo perché non risponde agli articoli 53 della Costituzione sulla progressività, secondo perché non ha la copertura, perché la solita copertura è data dall'effetto moltiplicatore dell'economia, e quindi arriviamo al solito discorso delle calende greche: si sviluppa l'economia per poi dare, ma non c'è la copertura e quindi la ragioneria non la ammetterebbe mai. Altra considerazione di fondo, proprio su quello che le dicevo prima, noi dobbiamo semplificare, abbiamo ridotto anche il nostro numero di aliquote nel sistema IRPEF attuale, e la flat tax prevede sì un'aliquota base, ma 18 variazioni diverse in base al reddito familiare, nemmeno al reddito individuale. Oltretutto c'è tutto un problema con le tax expenditure, che sono qui nel nostro paese, pesano per oltre 300 miliardi di euro, che sono in alcuni casi quasi dei diritti acquisiti, perché penso solo agli sgravi degli interessi passivi sui mutui. Andare a togliere questo tipo di detrazione o deduzione, ma su quello però ci sarebbe uno sfalcio, diciamo, generico, perché l'ha spiegato Siri, certo. Cioè se si fa la flat tax, via tutti quei faldoni, cose capisce, che dobbiamo portare per le dichiarazioni dei redditi, dei mantra che sono in qualche modo ormai sono naturali nei contribuenti. Se lei vengo a parlare ai cittadini di togliere la tassazione degli interessi passivi sui mutui, quando noi siamo tra i paesi principali per avere la casa, la prima casa, tutto quanto, stiamo parlando di una cosa molto importante, che non so quanti cittadini saranno favorevoli a questo. Certo. Oltretutto, quello che dice Siri, il fatto di avere quei 4.000 euro via tutte le detrazioni, le deduzioni, poi c'è quella quota dei 4.000, chi è sotto, che non fa altro che ingarbugliare ulteriormente un sistema fiscale che già è logorroico di per sé. Sì. Quindi ho visto che, secondo me, ha letto la stessa intervista che ho letto io di Siri, che però dice anche che se qualcuno poi si trova in una condizione peggiorativa, cioè pagare più tasse, allora in quel caso si applica il vecchio regime. No? Ma anche quel regime lì, cioè, quindi se la flat tax è peggiorativa per me, mi applicano. È chiaro, ma che sarà un periodo non di. Ma piedi perché non risponde alla progressività, mi capisci? Certo. Sì, no, è chiaro. Di cosa stiamo parlando? Siri racconta tutta una serie di cose che, tra parentesi, doveva raccontare in un suo bel libro, e ci ha anche inviato a iscriversi alla sua app sulla flat tax. Questo libro non è mai uscito, io non mi iscrivo certo all'app perché non ho bisogno di capire e tutta quella bontà di questo tipo di tassazione che le ho riferito prima non esiste assolutamente. Allora, aspetti Baldan, ho visto l'SMS, altro che i 10.000 euro, no? Servono libri per i giovani, asilini, lo tenga lì. Io non ho capito se voi ci credete o no alla flat tax. Per i redditi incrementali bisogna partire da lì, ma noi crediamo. Salvini dice quello, il 15, Berlusconi il 23. Noi diciamo che per quello che viene prodotto in più in termini di fatturato l'anno successivo, su quello è giusto intervenire con una detassazione, anche per mettere in condizione l'imprenditore di fare degli investimenti che vanno nella direzione di un aumento della propria produttività. Però noi crediamo che la soluzione migliore per aumentare gli stipendi e anche per dare una risposta più efficace rispetto a quella del salario minimo, che ci sembra più uno specchietto per le allodole, sia quella del taglio del cuneo fiscale, perché non è possibile che oggi in Italia un imprenditore, per dare 1.300 euro in busta paga a un lavoratore, debba tirarne fuori 3.000. E quindi fin tanto che gli investimenti che fa l'Italia sulle politiche attive del lavoro sono fallimentari come il reddito di cittadinanza e non sono invece più utili a garantire la possibilità ai lavoratori di avere uno stipendio più alto attraverso la riduzione del cuneo fiscale, difficilmente potremo permettere poi di evitare di sentire la litania quotidiana di tanti ragazzi che dicono è vero sì che noi magari rifiutiamo il lavoro che ci viene proposto, ma lo rifiutiamo anche perché non solo perché c'è il reddito di cittadinanza, che in qualche misura funge da paghetta di Stato che disincentiva la ricerca del lavoro, ma anche perché gli stipendi sono troppo bassi. Bisogna intervenire anche aumentando gli stipendi, ma per aumentare gli stipendi bisogna ridurre le tasse agli imprenditori. È quella la strada giusta per permettere di far uscire le persone che sono in condizioni di povertà o di disoccupazione di trovare un'occupazione, perché se poi premiamo gli imprenditori che assumono,
altra cosa importante, premiare chi assume e mettere in condizione attraverso il taglio del cuneo fiscale chi viene assunto di avere uno stipendio più adeguato a quelli che purtroppo tra l'altro sono... Cioè aiutare gli imprenditori detassando il nuovo assunto, giusto, cioè, capito bene? Detassando il nuovo assunto e tagliare il cuneo fiscale per permettergli di avere uno stipendio più alto. Vabbè, per voi flat tax e fumo negli occhi, questo è inutile dirlo, no? Poi vedremo il sondaggio. Io per sono d'accordo con Speranzone, nel senso che il taglio del cuneo fiscale, no, il taglio del cuneo fiscale è un approccio pragmatico, razionale, anche perché non ha un costo di bilancio come invece la flat tax, così come slogan elettorale che sappiamo benissimo non solo non verrà realizzato perché non è stato realizzato neanche nel 2018 da Salvini, che comunque poteva farlo con il governo Conte 1. Semplicemente non ci sono i soldi per tutte queste promesse elettorali, quindi da un lato il cuneo fiscale va fatto per aumentare il potere d'acquisto, però Speranzone poi cade perché dice sì, il reddito di cittadinanza che costa quello che costa alle casse dello Stato, che dal nostro punto di vista non andrebbe abolito ma andrebbe rivisto in chiave, ovviamente, mi lasci terminare, chiaro, che lo Stato abbia tutto l'interesse che queste persone non stiano appunto nella poltrona o nel divano ma che vengano reinserite nel mercato del lavoro, cioè deve esserci davvero una revisione, perché io Stato ho interesse che tu ti sostengo nel momento che perdi il lavoro, perché chiunque potrebbe ritrovarsi in una situazione drammatica nella propria vita e lo Stato deve esserci, ma io Stato ho l'interesse che nel minor tempo possibile tu ritorni nel mercato del lavoro. Anche ma allo stesso tempo la vostra coalizione propone la quota 41, che dal punto di vista del bilancio ha un peso molto peggiore rispetto alle cittadinanza, perché 80 miliardi di euro, ha fratto gli anni. Allora ricordiamo che voi candidate a aumento della spesa. Allora aumento voi candidate Giulio Tremonti, che nell'estate del 2011 si è rifiutato di fare la riforma delle pensioni con la famosa letterina da Bruxelles, cosa che poi è arrivato Monti ha dovuto fare e che ha creato un buco di bilancio, i conti che c'erano, eravamo lo spread a 570, voi volete tornare esattamente al mondo come era prima, voi volete semplicemente volete fracassare i conti pubblici dando le dentiere, mettendo le pensioni a 1000 euro, la quota 41, che voi che parlate di bonus sono sempre bonus dai mercati finanziari nel corso del 2011 per far cadere quel governo. Allora la politica dei bonus che giustamente avete contestato dei 5 Stelle in questi anni è la stessa cosa: dare un contentino a qualcuno di andare in pensione un anno prima, due anni prima, mettendola ovviamente a discapito delle nuove generazioni, che le nuove generazioni le pensioni non ce l'hanno neanche, è un furto alle casse dello Stato, che sono quindi soldi delle tasche nostre, e in più alle nuove generazioni che le pensioni non le vedranno. Quindi voi avete la quota 41, voi parlate ancora di abolizione della Fornero, che la Fornero è ancora lì ferma, la legge Fornero, ricordiamo, voi siete ancora lì che andate a dire delle cose che non esistono. Addirittura le pensioni a 1000 euro di cui continua a parlare Berlusconi hanno un costo, ragazzi, che si avvicina a 100 miliardi di euro, ma non so se ci rendiamo conto. 1000 euro di pensioni hanno di fronte due opzioni, chi racconta le scemenze che non sono realizzabili e chi è un po' più pragmatico nazionale. Letta che è da 10 anni che governa l'Italia, va bene, e la sinistra che è da 10 anni che governa Forza l'Italia, sono al governo da 18 mesi, e la Meloni che non governa da 10 anni invece, per cui i vostri alleati sono stati al governo anche in questi anni. Siccome noi crediamo molto nella democrazia, Speranzone, allora cosa avete fatto voi praticamente? Ognuno in coalizione ha un programma, è normale, pure per voi, cioè, e poi ne hanno uno condiviso, certo. No? Quindi, sulle pensioni cosa dicono? Non c'è, cioè, certo. Le portano a 1000 euro secondo loro, però non c'è la quota 41 che è invece nelle 200 pagine, ho visto oggi, il programma della Lega, secondo me, quindi non c'è portare quota 41 come proposta condivisa. Tra l'altro i sindacati sono molto contenti, hanno detto oggi di Salvini, della sua posizione su quota 41, quindi si stanno da un lato amicando i sindacati ma con delle promesse totalmente irrealizzabili, perché non ci sarà nessuna quota 41, non ci sarà nessuna pensione a 1000 euro, non ci sarà nessuna dentiera per tutti gli anziani. Ma se c'è letta che parla di castronerie, ma se c'è castronerie, avete detto che se cadeva Draghi sarebbe stato un drammatico disastro, eccetera.
eccetera. Oh, adesso ero alla pompa di benzina per fare benzina e ho scoperto che rispetto scesa. A quando c'era Draghi costa sì, perché si sta avvicinando una recessione economica. Sì, cioè, no, qualunque economista non gli direbbe. C'è le cavallette che saltano, i fondi del PNR scompariranno, se cade da c'è una recessione economica che si sta avvicinando, voi è un inverno molto pesante. La gente, voi spaventate. Lo vedremo con la prossima legge di bilancio. Vedremo la prossima legge di bilancio che dovete affrontare. Dovete essere ottimisti anche con Giorgio Meloni. Presidente del Consiglio, dovete essere ottimisti. Fermi, Baldan, è chiaro che al reddito di cittadinanza dobbiamo arrivare. Parto da lei, poi Piccoli, vorrei sentire anche lui, diciamo, una ricetta certo. alternativa o di sostegno, insomma, da parte loro. Qualcosa, anzi forse molto, va cambiato e questo, di questo siete coscienti anche voi, no? Certo, io mi permette, faccio un piccolo salto all'indietro perché altrimenti facciamo confusione su quello che stiamo dicendo. Sì. Il taglio del cuneo fiscale assolutamente è una misura ovviamente che è importante, anche il Movimento 5 Stelle è a favore, oltre al taglio del cuneo fiscale perché non risolverebbe i problemi. E noi siamo anche per l'abolizione intera dell'IRAP, che è una tassa insopportabile sulle attività produttive delle imprese, e questo darebbe un slancio importante sotto dal mio punto di vista, dal punto di vista lavorativo e anche dell'economico. Quindi questa sarebbe un'ulteriore misura importante da intraprendere. Tengo a precisare sul discorso del salario minimo, che qui noi siamo favorevolissimi, ma vedo che la platea sta aumentando in continuazione, anche i vari Calenda, Letta, mi pare si stiano uniformando a questo salario da 9 euro. Il salario da 9 euro è importantissimo, siccome prima sentivo gli ospiti di presenti in studio che si parla anche di pensioni. Beh, siccome dal 2032 in poi essenzialmente noi saremo a regime pieno contributivo nel discorso pensionistico e anche una riforma delle pensioni sarà ovviamente imminente, avere un salario minimo, avere un minimo contributivo, uno stipendio minimo è importante anche per la contribuzione che si riesce a avere dal punto di vista poi futuribile a livello pensionistico oltre il secondo pilastro, per cui il salario minimo ha una doppia valenza ovviamente di dignità dal punto di vista del lavoro ovviamente, ma anche ha un vantaggio dal punto di vista poi futuribile nel momento in cui vanno a maturare i diritti pensionistici, eccetera, perché su quel montante di uno stipendio di un certo tipo, quindi con minimi di un certo tipo, si vanno a calcolare poi i nuovi regimi pensionistici. Su quel che lei dice invece sul discorso del reddito di cittadinanza, ovviamente me l'aspettavo, il discorso tutto ovviamente è sempre il fulcro di tutto quanto, di tutte le varie parti politiche, quando c'è qualcosa che non funziona tutta la colpa è del reddito di cittadinanza. Peccato che l'Istat abbia detto sostanzialmente che ha ridotto la povertà di oltre un milione di euro, di oltre un milione di persone. Il reddito di cittadinanza certamente, così come il super bonus, il Movimento 5 Stelle non ha mai detto che non può essere migliorato senz'altro, si possono trovare dei correttivi, se ci sono questi correttivi ben vengano, se i correttivi sono quelli cancelliamo tutto perché non funziona eccetera, così come perché dobbiamo dirottare le risorse da altre parti a soddisfare altre situazioni di vecchio stampo, e questo non funziona. Oltretutto dal punto di vista del reddito di cittadinanza sono stati inviati anche parecchi fondi alle regioni per il discorso, diciamo, della formazione professionale e tutto quanto, e le regioni in primis anche il Veneto non hanno utilizzato questi fondi nel modo corretto, quindi è stato un boicottaggio fra virgolette dal mio punto di vista complessivo sul reddito cittadinanza, che funziona perché l'ha detto l'Istat, l'ha detto l'INPS nel suo presidente e l'ha detto l'Unione Europea, perché è di matrice Movimento 5 Stelle. Fosse stato di altra matrice sarebbe stata una delle riforme, così come il super bonus, così come il fondo del FIR per i risparmiatori truffati delle banche, fosse stato di matrice diversa avrebbe avuto tutta la bontà. Peccato che queste sono tre riforme epocali che non si vedevano nel nostro paese da 40 anni a questa parte. Piccoli, lei come la vede?
Bah, per forza di cose la vedo in modo quasi diametralmente opposto. Dal nostro punto di vista, guarda, le dico una cosa, all'articolo 1 del nostro statuto si giura di fatto fedeltà sulla Costituzione, all'articolo 1 della Costituzione italiana si cita l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Lavoro perché è il lavoro che dà dignità, la dignità non potrà mai essere restituita dall'assistenzialismo. Quindi dobbiamo cominciare anche a ragionare in un'ottica politica che si avvicini al mondo dei giovani di domani, cioè alla famosa generazione Z. Cioè i discorsi che ho sentito fino a qui, per quanto rispetti le posizioni, li trovo molto distanti rispetto a quello che potrebbe trovarsi davanti un giovane neolaureato, anche perché le università italiane sfornano decine di migliaia di neolaureati all'anno che si trovano poi con la piaga incredibile dell'occupazione, cioè di essere sostanzialmente inoccupabili, perché non sempre il mercato del lavoro sa offrire le soluzioni di concerto alle loro specializzazioni. Quindi cosa facciamo per risolvere questo problema? Creiamo assistenzialismo? Lasciamo la gente a casa sul divano a poltrire? Scusi, guarda, io le faccio anche un esempio. Scusi, posso fare una domanda? Il vostro leader Paragone quindi si è pentito di averlo votato in Parlamento? Ma guardi, io posso capire. Posso no, è una domanda, che scusi, è una domanda. Vabbè, ha lasciato il Movimento 5 Stelle. Insomma, l'ha votato, sì. L'ha sostenuta sta misura. Vabbè, però, cioè, nel senso, ci ha creduto cioè, fino all'altro ieri. Io le posso rispondere, scusi, lei mi ha fatto una domanda, ma non mi ha lasciato. Prego, prego, piccoli, dica. Io le rispondo che se per questo l'ha votato anche Salvini, cioè sono cose che in una certa ottica vanno superate. Io sto solo dicendo che dal punto di vista di Italexit la soluzione non è regalare soldi alla gente che non ha voglia di lavorare, e posso farle anche un esempio se vuole. Io conosco un albergatore che fa fatica a trovare personale e le spiego perché fa fatica a trovare personale. Fa fatica a trovare personale perché tutte le volte che vanno a colloquio persone interessate al lavoro chiedono di poter lavorare in nero senza rinunciare al sussidio reddito di cittadinanza. Perché non pagano. Ora, le sembra normale in una repubblica fondata sul lavoro all'articolo 1? Cioè vuol dire che è proprio capostipite questo ragionamento? Le sembra normale che nel 2022, ormai quasi 2023, stiamo ancora discutendo se abolire o no il reddito di cittadinanza? A me sembra veramente... No, guardi, allora, a parte che quella cosa dell'albergatore, guardi, oggi sono andato tra l'altro in un bar a fare una pausa pranzo, ha un cartello affisso da mesi, cercasi barista, cerca, e non trovano. Poi ho scoperto che una mia amica è andata a fare un colloquio, 5 euro all'ora, sinceramente chi è che va a fare? Cioè, il problema è che la gente non è più... non è più abituata e non vuole più fare gli schiavi, questo è il punto. Se voi andate, c'è stata una famosa catena di fast food dove tutti siamo andati almeno una volta nella nostra vita, essendo americana, che ha aperto recentemente nella bassa padovana, si sono presentati in 300 al colloquio per due posti. Allora, perché in un fast food, una multinazionale, che è un esempio che io faccio spesso, oppure parliamo anche di chi fa facchinaggio molto importante e tutti ci facciamo mandare il pacco da questa multinazionale. C'è gente che ogni giorno a centinaia va a fare colloqui perché ci sono dei contratti che hanno delle regole, ci sono dei pagamenti, degli straordinari e la gente va a fare i colloqui. Perché nei bar e nei ristoranti, in certi bar e certi ristoranti, non si riesce mai a trovare personale? Perché la gente è stanca di fare gli schiavi. Allora non si può assumere la gente metà delle ore in regola, metà in nero, oppure continuare a fare questi. La gente poi va all'estero, ci lamentiamo che un sacco di giovani vanno a fare i baristi e gli chef all'estero. Un mio amico faceva lo chef in Italia 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, è andato a Vienna 5 giorni, 2 giorni di riposo, 7 ore al giorno e ha un contratto civile. Allora, o iniziamo a dirci la verità che la gente va e va in massa a fare i colloqui e a portare il curriculum dove ci sono. È il salario minimo o l'aggiornamento del contratto del commercio? Ma certo, cioè, ci deve essere un minimo, cioè, dai. Allora, piccoli, così poi tra poco abbiamo la pubblicità. Non ho capito, quindi per voi si cancella il reddito di cittadinanza, diventa un'altra cosa, torna... Allora, sicuramente dobbiamo partire da un punto focale che è quello di dire il reddito di cittadinanza, se ha funzionato male per un determinato periodo di tempo e va sicuramente ripreso in mano come misura assistenzialistica da sostituire con una misura di politica del lavoro. Io questo stavo dicendo. Ho capito, che credo invece sia un po' l'inverso di quello che dice il centrodestra, cioè quando si fa assistenza, non deve essere invece una... È chiaro, cioè, che ci sono delle... Ha capito cosa intendo dire, piccoli?
Cioè, sì, sì, abbiamo criticato, si è criticato il reddito di cittadinanza, quando invece deve essere, se si fa assistenza a chi non può lavorare, deve essere assistenza, diverso. Una, certo. Le politiche attive per il lavoro sono una cosa, l'assistenza nei confronti di chi non può lavorare, non è in condizione di lavorare. Anche situazioni drammatiche. Anche però, situazioni drammatiche che vengono a intervenirsi. Cioè, è evidente che quello lì lo Stato non deve abbandonare la persona più debole. Ma non vanno ma lo Stato deve mettere in condizione chi è in condizione di lavorare di trovare nel lavoro la propria possibilità di uscita dalla condizione di povertà, perché noi riteniamo che attraverso il reddito di cittadinanza si cristallizzi la situazione, perché non è certamente attraverso i 500, 600, 700 euro che una persona povera da povera non è più povera, continua a essere povera, solo che ha anche una piccola paghetta ed è disincentivata a trovare lavoro. Se quei 700 euro fossero investiti nel caso appunto di quelle persone che sono nelle condizioni per l'età, per la salute, di trovare un lavoro nella riduzione del cuneo fiscale e nel premio per gli imprenditori che li assumono, allora, diventerebbe sicuramente più facile, anche in formazione, più volendo, cosa anche piccoli, la formazione, sì, investire ovviamente anche la formazione. L'importante è non disincentivare le persone a sbloccare una situazione di disagio dovuta al fatto che si è inoccupati. Questo io volevo dire prima. Allora, ho la pubblicità. Tony, mi fai salutare, l'ho intravisto, Marco Bonet, Corriere del Veneto. Ciao Marco, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ripartiamo dopo la pubblicità con te. Giornata, serata lunga, perché sono chiuse le liste. Sorprese? Qualcosa che ci devi raccontare? Beh, qualcosa c'è nel centrodestra, dai. Lo diciamo tra poco. Ricominciamo subito dopo la pubblicità con Marco Bonet. Allora, sono le 22.18, tra poco diamo anche il risultato del sondaggio sulla flat tax per capire un po' cosa ne pensate, insomma, torna a questa proposta, poi ci ha dato una sfumatura di interpretazione poco fa, non da poco anche Raffaele Speranzone, nella visione invece dei Fratelli d'Italia. Marco, qua abbiamo tutte le liste, dai, che cosa c'è, cosa hai scritto, che aggiornamenti ci sono? Ma allora, guarda, abbiamo chiuso poco fa proprio il numero dedicato alle liste, come sempre si fa in queste circostanze, lavoro faticoso, perché, diciamo così, lo sai bene, le liste arrivano, non arrivano, sono spesso incomplete, comunque, insomma, qualche dato mi sento di rilevarlo in questo senso. Intanto partiamo dalla Lega, che è il partito, diciamo così, che qui in Veneto fino ad oggi, sottolineo, l'ha fatta da padrone, ha fatto una scelta molto conservativa, nel senso che di fronte ai pochi posti a disposizione, sappiamo che da questa legislatura entra in vigore il taglio dei parlamentari voluto dal Movimento 5 Stelle, ma poi alla fine votato da tutti i partiti che adesso si sono trovati a dover gestire questo guaio dei pochi posti in lista. La Lega, dicevo, fa una scelta molto conservativa, ha ricandidato tutti gli uscenti fondamentalmente, i nomi nuovi sono pochissimi, di fatto l'unico nome nuovo con qualche chance di farcela è l'europarlamentare Mara Bizzotto, che tutti conosciamo per essere sulla cresta dell'onda ormai da tanti anni in diversi ruoli, è stata anche consigliere regionale. Con questo elemento che consegno al dibattito, e cioè che di fatto la fanno da padroni i salviniani, nel senso che degli uomini più vicini al presidente Luca Zaia, o più in generale anche quelli che non sono vicini a lui ma comunque gravitano attorno all'orbita della regione, che sono poi quelli che hanno dimostrato di avere i voti veri, perché alle regionali, come sappiamo, si va a preferenze, sono rimasti tutti esclusi, assessori regionali, consiglieri regionali, e invece sono stati ricandidati tutti i parlamentari, diciamo così, più vicini a Salvini, con uno spostamento, mi pare abbastanza netto, dell'asse del potere da Treviso, che è sempre stato un po' la capitale della Lega, esatto, in Veneto, a Padova e anche a Verona, dove sappiamo che c'è il vice segretario federale Fontana. Fratelli d'Italia, visto che hai ospite di studio Speranzon, diciamo così, io rilevo questo, c'è stato, diciamo così, il tentativo di allargare le liste a una nuova classe dirigente che gioco forza il partito della Meloni dovrà creare, perché se i consensi sono quelli di cui li accreditano i sondaggi, e io per carità glielo auguro, come auguro a tutti di fare un ottimo risultato, sicuramente ci sarà bisogno di forze, per questo lo dice anche Meloni, no? Tecnici, figure di governo. Ci sono, Nordio è sicuramente il nome più in vista di tutti, impredicato anche di diventare ministro della giustizia,
C'è Gianmarco Mazzi a Verona, che è comunque un autore TV molto noto, quindi diciamo così un volto della cultura. Devo rilevare che accanto a questi nomi qui ce ne sono però anche tanti altri che appartengono, diciamo così, alla storia della destra in Veneto da una vita, e non solo della destra, perché voglio dire, è candidata in Veneto Isabella Rauti, che diciamo così figlia di cotanto padre, e che diciamo così magari forse ecco non è proprio un volto della destra nuova di cui ogni tanto si sente parlare da parte di Meloni. Queste diciamo e l'ultimo, scusa, chiudo con Forza Italia, perché poi del PD e del Terzo Polo si è molto parlato già nei giorni scorsi, avevano le liste già pronte, quindi diciamo oggi non c'è Elena Donazzan, giusto? Non c'è Elena Donazzan, questo si sapeva, che il gruppo della destra sociale capitanato dall'assessore regionale, diciamo così, è un po' inviso nelle stanze romane. C'è Silvio Giovine, che è il suo braccio destro, attuale assessore a Vicenza, però diciamo così l'ha spuntata solo lui in un momento in cui per una volta, diciamo così, i posti abbondavano da quelle parti, l'ha spuntata soltanto lui. Chiudo questa disamina rapidissima con Forza Italia, che diciamo così ecco continua qui il suo processo di dissoluzione. C'erano fondamentalmente due posti sicuri, sono andati una alla Bernini, alla capogruppo al Senato uscente, che è qui candidata, l'hanno addirittura dovuto cedere a Brugnaro, che come sappiamo ha candidato il suo braccio destro a Umane, alla Reier, che è la Semenzato. Questa operazione qua ha costretto a trasvolare in Basilicata la Presidente del Senato Casellati. Ecco, diciamo che per la seconda carica dello Stato non è stato proprio un bellissimo gesto quello di essere espulsa dalla sua regione per approdare in Basilicata, che come ci ricorda Rocco Papaleo in un bellissimo film, esiste, contrariamente a quello che molti pensano, però non è il suo collegio. Ah, scusa, finisco davvero su Forza Italia, Tosi, capolista a Verona. E anche questo è indicativo del fatto che il sindaco di Verona è rientrato in pista alla stragrande, come già aveva fatto capire a tutti, nel senso che nel momento in cui a Verona aveva scelto di entrare in Forza Italia, nessuno di noi che segue la politica con un po' di attenzione aveva avuto dubbi sul fatto che di sicuro avrebbe avuto poi un qualcosa in cambio, ed è puntualmente arrivato oggi capolista in collegio a Verona. Cosa succede con un Tosi che si intesta, gli dice il 24%, sapete, no? Lo dice Forza Italia almeno a Verona, no? E arriva in un momento in cui questo voto sembra soffiare molto sul centrodestra e arriva a Roma, no? È un disegno interessante anche per un possibile ruolo. Anche in vista delle. No, non solo, io guarderei anche alle regionali, Ferdinando, perché è chiaro che questa cosa qua lo rimette in pista prepotentemente nel 2025. Qui da te ce lo siamo detti spesso, Zaia non ci sarà più, perché non si potrà più ricandidare, non per altri motivi, e lì nel centrodestra si apriranno tutti i giochi. Intanto bisognerà vedere se i fratelli d'Italia, i fratelli, no? Li chiamiamo tutti così adesso gergalmente, Speranza mi passerà al diminutivo, continueranno ad avere questo tipo di consenso anche negli anni a venire, perché questo li mette, diciamo così, prepotentemente in lizza per una... diciamo così per avanzare delle candidature in questo senso. Però secondo me anche Tosi, ti ricordi, fu espulso dalla Lega proprio per le sue velleità sulla presidenza della regione, e adesso potrebbe farsi magari qualche anno a Roma per tornare. Senti Marco, e torno a tutti gli ospiti che voglio coinvolgere, poi c'è diciamo una composizione almeno fino a questo momento piuttosto ricca, quindi c'è un centrodestra, un centrosinistra, c'è il Movimento 5 Stelle, c'è il cosiddetto Terzo Polo che è Italia sul serio, cioè Azione e Italia Viva, c'è Italexit che questa sera è rappresentata, c'è Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare, cioè insomma ci sono molti movimenti che animeranno questa campagna elettorale, no? Sì, è vero, ed è il sistema elettorale che porta questa cosa qua, perché contrariamente a quello che si pensa, in realtà io credo che con questo sistema elettorale in particolare questo alimenta la frammentazione dei partiti, e mi spiego. Nel momento in cui tu sai che anche in una porzione limitata di territorio puoi godere di una fan base, di una base elettorale, ok, sei portato, diciamo così, a capitalizzare quel voto e quindi a staccarti, a frazionarti, perché a quel punto il tuo consenso, per quanto limitato numericamente e magari anche territorialmente,
può diventare però decisivo poi nella sfida dei collegi, e quindi in qualche modo entri in pista e puoi essere decisivo poi, perché i tuoi voti, il tuo pacchetto di voti può diventare decisivo in quel gioco lì. Questo secondo me è uno degli elementi, e in effetti diciamo così, domani avremo delle tabelle a dimostrare questo frazionamento di cui parlavi tu. C'è anche il fatto che abbiamo simboli che non sono neanche in grado di presentare candidati in tutte le circoscrizioni o in entrambi i rami del Parlamento, per esatto. cui liste parziali dove tu magari hai candidati solo all'uninominale, solo al proporzionale, solo in alcune province e in un'altra no. E questo, e devo dirti, scusa, già che siamo in tema, introduco un altro elemento che veramente a noi ha colpito, non in maniera positiva, ed è l'uso strumentale delle pluricandidature delle donne. Questo avviene in diversi partiti e funziona in questo modo qua. Cioè i partiti candidano le donne ai collegi uninominali e poi ricandidano le stesse donne anche nei listini del proporzionale, inframmezzandole agli uomini. Questo perché? Perché se poi la donna viene eletta, come in molti casi già sanno che verrà eletta, nel collegio uninominale, la sua elezione nel proporzionale salta e quindi sale l'uomo. Cioè, hai capito? Sì, sì. Questo francamente nell'ambito è un trucchetto furbetto per aggirare la parità di genere, che francamente, visto che si fa un gran parlare delle donne, nel caso di Fratelli d'Italia ce n'è anche una candidata premier, ecco, non mi pare una mossa particolarmente impegnabile. Marco, resta lì con noi, vuole dire qualcosa? Cioè, un piccolo appunto rispetto al fatto che il seggio senatoriale al quale faceva riferimento Bonet non è stato attribuito a Semenzato, ma è stato attribuito a Fratelli d'Italia e sarò candidato io, perché Semenzato è candidato alla Camera. Ecco, solo questo è la è candidata alla Camera dei Deputati, e la Casellati non sarebbe stata candidata alla Camera dei Deputati. Cioè l'uninominale di Coraggio Italia, È alla Camera dei Deputati, non è al Senato. È alla Camera. Va bene, Piccoli, ho la pubblicità adesso, ma volevo tornare a un aspetto. Cioè, è più semplice ottenere l'autonomia o l'uscita dall'Europa, dal vostro punto di vista? Perché poi questo è tema che è nei programmi elettorali del centrodestra. Piccoli. Ma parlo di autonomia. Con una mezza provocazione, forse a giudicare dai risultati sin d'ora raggiunti con l'autonomia, forse è quasi più facile dire che avviare un processo di graduale recesso, perché ci tengo a precisare che si usa e forse si abusa un po' troppo la parola uscita, in realtà è qualcosa di contemplato nei trattati internazionali, si parla di recesso. Il progetto di Italexit è un progetto a lunga gittata, noi siamo perfettamente consapevoli di rappresentare una minoranza in questo momento, ma una minoranza costruttiva e critica rispetto al dualismo politico in cui si trova il paese oggi, e soprattutto mira, diciamo, all'implementazione di un progetto politico per fasi graduali e progressive. Nessuno ha mai parlato di uscire dall'euro dall'oggi al domani. Ci sono studi, ci sono metodologie, ci sono idee che noi stiamo cercando di tradurre concretamente con una proposta elettorale diversa, che sicuramente si differenzia da tutte le altre, perché nel nostro programma ci sono cose molto molto, molto lontane, molto distanti da quelle degli altri partiti. Cioè, chi si chiama Italexit e chi più Europa, ecco. Mi viene in mente la campagna del 2018, che forse qualcuno ha già dimenticato, cioè ci prendevano in giro molti di più perché più Europa, ma questi dove vogliono andare? In un contesto in cui la Lega, Fratelli d'Italia, e questa è storia, basta andarsela a cercare, parlavano proprio di uscita dall'euro, parlavano di uscita dall'Unione Europea in alcuni casi, e quindi erano davvero pochi i partiti. Oggi, sarà perché magari veniamo da una stagione dove c'è stato un premier come Draghi, all'improvviso nessuno più mette in discussione, parlo dei grandi partiti, almeno la posizione euroatlantica dell'Italia. Quindi siamo contenti che nel nostro piccolo magari un po' di cultura europeista l'abbiamo diffusa. Magari fatto gli anni che il vostro alleato qualche problema ce l'ha ad essere euroatlantico. Ma l'est non è essere vero. Euroatlantico. Ma filonato lo vedo difficile fatto gli anni. Vi fermo, pubblicità, poi diamo il risultato del sondaggio e l'ultima parte insieme per altri temi. Vi aspettiamo.
Aveva un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito, 2.09. La soldatessa americana di 20 anni di stanza alla base di Aviano, che era la guida dell'auto che domenica notte ha travolto a Porcia il 15enne Giovanni Zanier, deceduto poco più tardi. È quanto emerso dagli accertamenti a cui la ragazza è stata sottoposta dopo la tragedia. Per lei ora un'accusa di omicidio stradale e un processo che potrebbe tenersi lontano dall'Italia, negli Stati Uniti. Nel frattempo le indagini continuano perché c'è un altro aspetto che dovrà essere chiarito nella ricostruzione. In quel punto i lampioni lungo la strada erano spenti, decisione del comune di Porcia per tagliare i costi legati all'energia elettrica. Se il buio possa aver influito sulla dinamica dell'incidente, solo gli accertamenti degli investigatori potranno chiarirlo. Quella di spegnere le luci, ha sottolineato lo stesso sindaco di Porcia, è stata una scelta fatta nel pieno rispetto della normativa e del codice della strada. E sono tanti i primi cittadini che si trovano costretti a prendere provvedimenti simili per contenere le spese comunali, in un equilibrio sempre più delicato tra bilanci da far quadrare e la sicurezza dei cittadini da garantire. Può capitare che il sindaco adotti dei provvedimenti e delle misure per limitare le spese, vedi lo spegnimento dei lampioni in determinati orari, e può capitare, perché un sindaco incrocia sempre le dita perché questo non accada, però può capitare che magari si verifichi l'incidente. E da qui ecco che chi risponde è il sindaco, perché dovrebbe sempre garantire magari la pubblica illuminazione, ma dall'altro lato se non ha le disponibilità economiche per farlo, perché è in estrema difficoltà. Una questione che si protrae da sempre, che toglie il sonno ai sindaci, oltre a demotivare chi vuole spendersi per la cosa pubblica, continua Venturini. E perché il sindaco poi è il soggetto che prende le decisioni e che deve gestire e amministrare le risorse economiche di un comune. Ma dall'altro lato è anche il soggetto che deve garantire la sicurezza nel proprio comune. Ed è difficile far conciliare, far coesistere insieme queste necessità. E qualcuno viene chiamato a rispondere e di solito è sempre il sindaco. Allora, questa è una vicenda terribile, lo sapete, e purtroppo non è l'unica, anzi sono tantissime in questi giorni che riguardano incidenti stradali, che riguardano giovani, e l'abbiamo visto. Ci innesta in un contesto nuovo, che è quello del necessario risparmio anche per le amministrazioni comunali, quindi non voglio seguire l'aspetto tragico purtroppo legato alla cronaca, l'avete sentito, al tasso alcolemico 4 volte i limiti e all'indagine che ci sarà, ma a questo invece del risparmio energetico, quindi che non solo grava su tutti noi le nostre bollette, ma anche le amministrazioni comunali, quante volte l'abbiamo detto. Allora, ricomincio al Movimento 5 Stelle, poi da Piccoli di Italexit e vengo in studio. Qual è la ricetta adesso per affrontare l'energia? Domani sera ne parleremo anche con Azione, Italia Viva, insomma saranno qui altri candidati di altri schieramenti, perché Calenda ha detto una cosa forte, addirittura militarizzare là dove bisogna realizzare un termovalorizzatore, dove bisogna fare un rigassificatore, no? Quindi cose che abbiamo, che non credo condivida, anzi è proprio di no, Baldan, prego. No, guardi, per quel che riguarda questo punto qua, proprio oggi scrivevo, ahimè, al mercato di Amsterdam il gas ha toccato 200, come massimo, 200, più di 280 euro sì. A megawatt kilowatt ora, quindi stiamo di fronte a situazioni ovviamente che stanno andando anche fuori controllo sotto questo punto di vista. Allora, la ricetta per il movimento è molto semplice, ovviamente ci sono due fasi distinte dal mio punto di vista, una ovviamente che punta sulla transizione e su tutte quelle dinamiche che consentono poi di efficientarci in un modo diverso rispetto al passato, e in primis ovviamente sotto questo profilo mettiamo ovviamente le comunità economiche energetiche, che sono importanti, che stiamo andando avanti, anche il Veneto recentemente ha approvato la legge per le comunità energetiche, e ovviamente poi tutto il settore idroelettrico, cioè ci sono molte cose sotto questo profilo e sono di costituzione per il futuro. Ovviamente c'è un impatto anche immediato, esatto. Un impatto immediato che è doppio, perché è dato sicuramente dal discorso della speculazione sul prezzo del gas, ed è dato anche
dalla situazione congiunturale economica di questo momento, per cui noi ci troviamo in un momento inflattivo estremamente elevato, come mai ci eravamo trovati in questi ultimi anni. Vanno trovati dei rimedi importanti. Ora non credo, dal mio punto di vista, conoscendo i mercati, che mettere un tetto alla speculazione, e mettere i tetti alla speculazione è sempre molto pericoloso, perché le armi che hanno a disposizione sono tante. Certo, va trovato un coordinamento. Non crede nel tetto al prezzo del gas? Ho capito bene? Ma guardi, io ci credo, anche nel senso, mettere un tetto al prezzo del gas sarebbe opportuno, ci mancherebbe altro, però siccome questo prezzo è dato da una speculazione di un certo tipo, e conoscendola per esperienza anche in altre metodologie, vedo difficile che poi questo tetto possa reggere sotto certi profili, perché se questa speculazione è nata in determinati modi, vedo molto difficile frenarla sotto questi aspetti, e non credo che un tetto al prezzo del gas potrebbe essere sufficiente. Io credo vadano trovate delle modalità differenti sotto questo profilo. Ripeto, ovviamente va trovata una concertazione anche a livello europeo, perché non possiamo andare avanti anche dal punto di vista di mini bonus, perché c'è poi tutto il problema delle imprese anche. Però è vero che, cioè, se l'Europa si muove compatta, insomma, pesa quasi come 2/3 nell'acquisto, credo, nel mondo di prodotti energetici, quindi una voce in capitolo ce l'ha, se dice questo è il prezzo che noi paghiamo, punto stop. Sta lì un po' la logica, no? Si può fare, ovviamente, certamente, vanno poi intraprese anche tutta una serie di operatività, dal mio punto di vista, da parte dei singoli paesi. Noi abbiamo la possibilità di fare questo agendo su determinate leve. Io non capisco perché nell'agenda del governo Draghi, mi scuserà di questo, non è stata presa in considerazione il fatto che, le do un dato che è notizia di mercati, insomma, che è ufficiale, la semestrale di Eni è passata da 1 miliardo di utili a 7 miliardi di utili. Ora, io credo che di fronte a cifre di questo genere, in un'azienda in cui lo Stato italiano detiene oltre il 30% del capitale, qualche ristorno forzato. In più, diciamo, sull'extragettito possiamo fare, se ho capito cosa. Direi proprio di sì. Poi, allora, su quel che riguarda invece inceneritori, rigassificatori, lì ci avete fatto cadere il governo. La nostra opinione sia chiara. Piccoli, cioè, sta un po' in quello che citavo poco fa, no? Cioè, l'Italia da sola, poi che fa? Dal vostro punto di vista, se non si fa anche in questo momento una controffensiva sui prezzi in crescita insieme all'Europa? Allora, innanzitutto l'Italia non è e non sarà mai sola, perché un eventuale, auspichiamo noi, è graduale, progressiva uscita o recesso, come ho detto prima, dal sistema dell'Unione Europea, prevede anche la possibilità nei 2 anni successivi, lo prevede l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, di rinegoziare con i singoli stati e i paesi coinvolti degli accordi quadro. Quindi da questo punto di vista bisognerà attuare sicuramente nel programma una politica estera virtuosa. Sulla situazione attuale del momento, ecco, un dato che forse prima non è stato citato, è stato citato il surplus di Eni a 7,4 miliardi, ma io guardavo proprio adesso l'andamento del costo del gas nell'ultimo anno, cioè da agosto 2021 a agosto 2022 è sostanzialmente quintuplicato. Sì. Italexit per l'Italia non ha una ricetta preconfezionata, perché proprio per coerenza e onestà intellettuale noi siamo favorevoli a un dialogo. Nell'eventualità in cui auspichiamo di superare la soglia del 3%, entreremo comunque in Parlamento, alla Camera e al Senato, con un'opposizione forte, reale, critica, ma sicuramente solidale quando il problema, e in questo caso lo è, dovesse riguardare tutta la popolazione italiana. Quindi comunque noi non siamo di posizione no a prioristica, siamo per un dialogo sui grandi temi dell'Italia, soprattutto dei temi che riguardano problemi come questo, che è un problema sostanzialmente infrastrutturale, ecco. Mm-hmm, esatto. Quindi siete d'accordo per queste 2 nuove navi gasiere o... No? Non c'è, la rigassificazione.
non c'è una posizione rigida e solida scolpita sulla pietra in questo momento, anche perché vogliamo vedere come i partiti che presumono di governare tra un mese e mezzo a questa parte affronteranno la cosa, va bene. Sì, noi non abbiamo prioristicamente deciso di escludere un possibile appoggio esterno qualora dovessimo essere in Parlamento, ma valuteremo sinceramente ogni singola proposta con spirito critico. E l'appoggio esterno sarebbe ambivalente, diciamo, o più diretto verso il centrodestra? No, dipende dall'idea, anche perché lei sa benissimo, direttore, che il progetto di Gianluigi Paragone, diciamo, che esula completamente da questa dialettica politica centrodestra, centrosinistra, centro, che negli ultimi 30 anni ha prodotto come risultati, lo sappiamo tutti, ben poco, perché comunque io stasera rappresento Italexit per l'Italia, ma sono anche un cittadino e le posso garantire che è 30 anni che sento gli stessi discorsi, sono tante volte dischi rotti, però poi alla fine, quando vedi che nell'ultima legislatura ci sono stati addirittura 3 governi, 2 dei quali con incesto, magari una domanda te la fai. Con incesto? Eh beh sì, siamo passati siamo passati da Lega 5 Stelle a 5 Stelle mai con il PD, con il PD, e poi nell'ultima grande poderosa mucchiata che sembrava quasi, passatemi questa espressione, un'orgia politica con un'opposizione che sinceramente non ho capito se stesse facendo veramente opposizione o... Cioè Fratelli d'Italia, lei dice, non faceva opposizione veramente? Ma io ho rilevato una certa ambiguità su certi temi sui quali secondo me bisognava sicuramente essere più incisivi. Adesso non voglio fare dietrologie, i 2 anni e mezzo che ci siamo lasciati alle spalle sono stati pesanti per tutti, a prescindere dalle posizioni. Voi sapete che Italexit è stata chiara nel programma, è assolutamente contraria, non lo voglio chiamare come lo chiamano tutti, perché mi rifiuto di chiamarlo al massimo le iniziali, GP o SGP, per noi il lasciapassare politico sanitario va abolito quanto prima. Ci aspettavamo da spettatori sinceramente che dalle tribune dell'opposizione ci fosse un'opposizione più netta e più marcata. Ma siamo fiduciosi che nel concerto delle forze politiche che usciranno vittoriose alle prossime elezioni si possa sicuramente trovare la quadra anche per questa situazione che ha danneggiato tantissimo, in primis, l'economia e il lavoro. Speranzo? No, allora una cosa, secondo me ogni tanto ci sono dei messaggi, no, che leggo, inevitabilmente. Ha detto che sul Green Pass dovevate fare una posizione un po' più abbiamo sempre votato contro, noi siamo una forza politica e sul Green Pass dal primo all'ultimo provvedimento abbiamo sempre votato contro, perché riteniamo che qualsiasi politica debba, se è efficace, deve essere persuasiva e non costruita su... tentativi di rendere obbligatoria, voglio dire, senza una farlo, scelta diciamo, senza farlo. No, è una cosa, siccome... Cosa c'è? Che SMS c'è? Quello del presidenzialismo? A parte il presidenzialismo, la forma di dittatura fa ridere. Però c'è uno che dice che l'unica forza politica che ha candidato dei veneziani è noi moderati. Voglio segnalare che io che sono... Che lei è veneziano, Sono di Mestre, sono nato a Venezia, sono veneziano e sono candidato per Fratelli d'Italia e anche le altre forze politiche del centrodestra. Va bene, Ruggin? Italexit, che sicuramente dalla posizione che ha di un'Italia isolata fuori dall'Unione Europea, non può parlare di andare a fare accordi con altri paesi. Gli accordi si fanno quando si è dentro un contesto come quello dell'Unione Europea, quindi lei parlava anche prima di Unione Europea, un recovery sull'energia che andrebbe subito fatto, però anche per questo bisogna avere autorevolezza in Europa. Io non credo che una leader come Giorgia Meloni, che appunto fino all'altro ieri parlava di uscire dall'Unione Europea o comunque ha una posizione sull'Unione Europea molto scettica, sia in grado di poter portare avanti questa posizione. Sono sulla stessa posizione di Calenda, perché noi con Calenda condividiamo il 99% del programma, tant'è vero che l'abbiamo scritto assieme, siamo diciamo in disaccordo sul metodo di come fare politica, quindi va benissimo la militarizzazione di certi siti, perché in questo momento non possiamo permetterci ritardi. La bolletta, no, non siamo alleati con Calenda, Calenda che se n'è andato perché aveva scritto un patto con Letta, il giorno dopo se n'è andato, quindi noi siamo rimasti a quel patto, il patto è ancora lì con Letta e l'abbiamo ottenuto. No, noi abbiamo ottenuto il patto sull'agenda Draghi è ancora lì con Letta e Calenda è scappato, però le idee, siccome con Calenda siamo sullo stesso gruppo liberal democratico di Renew Europe al Parlamento Europeo, abbiamo le stesse idee, ma abbiamo un metodo di fare politica, lui è da tweet tutti i giorni, cioè, molto, molto simile al vostro amico Salvini, noi abbiamo un metodo più razionale, pragmatico e serio di fare politica. Quindi tu dici il programma di Calenda è quello che noi condividiamo al 99%, che l'abbiamo scritto insieme. Ma certo, perché le idee sono quelle,
noi vi invitiamo a votare per Letta, che è un programma che ha molti punti nei quali no, lei invece deve andare a sedere che l'accordo sull'agenda Draghi è quello che è stato fatto tra Partito Democratico e c'era Azione più Europa, Azione se n'è andata, ma è ancora vigente come accordo di governo, cosa che Fratoianni e Bonelli non hanno firmato perché è un accordo invece tecnico elettorale. Quindi non governerebbe insieme i vostri alleati, però non il centro-sinistra. Su quello, ma infatti loro non hanno un accordo, loro non hanno un accordo di governo rispetto a noi. Ma come potrebbero governare insieme? Cioè, la cosa divertente. Come potrebbe governare voi che siete stati all'opposizione di Draghi? Ma noi siamo al governo anche nella regione del Veneto, siete all'opposizione di Draghi e la Lega e Forza Italia hanno sostenuto l'agenda Draghi. Voi votate contro il PNRR al Parlamento Europeo perché voi votate contro e adesso invece volete andare a governare l'Italia facendo il PNRR. Quindi dovete dire come andate d'accordo con la Lega e Forza Italia che hanno sostenuto l'agenda Draghi fino all'altro ieri. Noi abbiamo votato contro il MEF, non contro... No, avete votato contro il PNRR anche al Parlamento Europeo, basta andarlo a vedere nelle votazioni del Parlamento Europeo. Vai a vedere bene la posizione di Fratelli Bisogna d'Italia. Che i suoi elettori siano informati su questo. Anche perché quello che dice Gentiloni in questi giorni è quello che sosteniamo noi, a differenza di Letta, e cioè che il PNRR necessariamente dovrà essere rivisto. Perché così come è stato scritto... E voi sapete benissimo che per anni, se andate al governo, dovete fare quello che dice l'Unione Europea, senza se e senza ma, altrimenti questi soldi non vengono erogati. Sappiamo benissimo che vi piace l'idea che l'Italia non sia uno Stato sovrano e che qualsiasi per fortuna, dal vostro punto di vista, almeno questa volta eviteremo un po' di buchi di bilancio o aumento del debito. No, tutela gli italiani e tutela il debito pubblico. Certo, per esempio grazie col Nutri-Score nel 2011. Tutte le nostre aziende agricole, Tony, poi i nostri prodotti tipici. Sentire anche Marco Bonetti che è tornato, che tanto chiude il giornale, poi torna, che l'ha visto, devo andare in stampa. Ecco, allora, tra l'altro ti aggiungo una cosa, Marco, ma la saprai di sicuro. Il risultato del sondaggio, flat tax, ci credete, si può fare o no? Sì, vediamo il risultato, più di 1600 telefonate. Credete sia realizzabile? Sì, 62,3%, guardate che è cambiato molto nel corso della giornata, perché io vedo l'andamento, si è partiti da un no convinto e piano piano nel corso della giornata è diventato sì, virato in sì. Quindi i nostri telespettatori credono che sia realizzabile la flat tax. Marco, ci sarà spazio per temi veneti secondo te in questa campagna elettorale o è tutta nazionale? Cioè, è chiaro che qui c'è autonomia tra le altre, però... Aspetta che sei senza audio, vai. L'avevo tolto perché appunto, come hai detto, mi ero spostato per verificare che tutto fosse in stampa giusto. Lieri. E avevo tolto il microfono. No, guarda, assolutamente no, nel senso che non c'è nessuno spazio per nessun tema veneto, ma per un motivo molto semplice. Da un lato le politiche sono da sempre, voglio dire, la più nazionale, per definizione, dico una banalità, delle elezioni, ma poi c'è anche il fatto che i territori ormai non contano più nulla nelle politiche, un po' perché semmai hanno contato qualcosa e contano ancora meno, un po' perché diciamo così la politica è totalmente legata alle leadership, cioè tu oggi non voti Fratelli d'Italia, voti la Meloni, non voti la Lega, voti Salvini, e così come non voti Azione ma voti Calenda, nel PD voti Letta, vabbè, ma lì ci sono delle dinamiche un po' diverse, però ormai questo è, e quindi i programmi già erano letti poco prima, figuriamoci adesso, e quindi figuriamoci se la gente non legge i programmi dove ci sono le cose nazionali, i temi dell'energia, quello anche di cui si è parlato poco fa, figuriamoci se va a leggere se c'è una cosa in più o in meno per il Veneto. Non sposta assolutamente nulla e credo che l'elettorato sia ormai anche abbastanza disincantato, visto che il tema che più è stato posto all'attenzione dell'opinione pubblica alle politiche degli ultimi 10 anni è stata l'autonomia. Oggi siamo nel 2022, 5 anni dal referendum e almeno altrettanti, ma che dico altrettanti, almeno 20 anni che se ne parlava precedentemente, siamo al punto zero di nuovo. Quindi che credibilità può avere questa cosa qua? Devo dire che più in generale io mi aspetto un aumento molto forte dell'astensionismo, perché credo che quello che è successo nell'ultima legislatura abbia in qualche maniera disilluso tanti elettori. Cioè una legislatura in cui si va a votare,
si mandano in Parlamento delle persone e dopo, in una prima fase, hai un governo che mette insieme la Lega, cioè la destra, con i 5 Stelle, cioè gli antisistema. Poi gli antisistema si alleano con la sinistra e quindi un governo di colore completamente diverso. E poi si riesce a fare l'alchimia per cui gli antisistema, la destra e la sinistra, cioè la Lega, PD e 5 Stelle, governano tutti insieme sotto l'egida di Draghi. Cioè, ora io mi chiedo, l'elettore che va a votare il 25 settembre non ci capisce più niente. Cosa può aspettarsi dalle persone che manda in Parlamento? Non lo so, dopo quello che è successo, e quindi staremo a vedere. Però per onestà bisogna dire che non tutte le forze politiche hanno tradito il patto con i loro elettori, eh? Al di là, no, è vero. Perché è vero, no, bisogna dare atto che Fratelli d'Italia in questo ha mantenuto una posizione coerente. Tranne però, quando la Meloni votò la riforma Fornero nel 2011 col governo Monti. Ma cosa c'entra? Fratelli d'Italia manco c'era. La Meloni sostenne un governo tecnico, è storia, nel 2011. È uscita dal PDL e ha costituito, a differenza di quello che succede spesso. Voglio dire, La coerenza di Giorgia Meloni è cristallina. La Giorgia Meloni ha scelto di uscire dal PDL, che era un partito che aveva il 30%, dopo. Ha votato la fiducia, è uscita dal PDL proprio per ritenere dall'Italia. Allora vi fate vedere il risultato del sondaggio, dai, che saluto tutti. Risultato del sondaggio, Tony, scusami, eccolo qui, vince il sì, credete alla flat tax, realizzabile 62,3, no il 37,7. Grazie a Raffaele Speranzone, Alberto Ruggin, Marco Bonet, Flavio Baldan e Marco Piccoli. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo domani con Ring che torna domani sera alle 21:15. Buonanotte. Buonanotte.